Io sono Sabrina Onano del Formez e vi do il benvenuto a questo primo webinar di ciclo di webinar Dati territoriali e strumenti per migliorare l'accesso e l'utilizzo dei dati territoriali. Questo webinar è il primo di una serie, di un ciclo di webinar che si svolgerà da oggi fino al mese di settembre e si colloca all'interno delle attività previste dal progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale per l'attuazione del progetto Italia Login, la casa del cittadino, che Formez PA realizza per Agid. Obiettivo del progetto è quello di supportare le pubbliche amministrazioni per migliorare la qualità dei loro servizi digitali, ma anche aumentare la consapevolezza nei cittadini delle opportunità offerte dall'utilizzo dei servizi digitali. Come dicevo, questo è il primo webinar di un ciclo che è composto di quattro webinar, ciascuno della durata di un'ora e mezzo. È già possibile iscriversi ai prossimi due webinar, quello che si terrà il 30 giugno e quello che si terrà il 21 luglio, e in pianificazione quello di settembre. Potrete comunque iscrivervi sempre su EventiPA e lì verrà fatta la promozione di questi webinar e degli eventi successivi che verranno realizzati nell'ambito del progetto. I webinar sono registrati, al termine del webinar verrà pubblicata la registrazione e i materiali utilizzati dai relatori. Una volta che noi avremo attestato la presenza al webinar, sarà possibile compilare il questionario di gradimento e scaricare l'attestato di partecipazione. Vi ricordo che è molto importante compilare anche il questionario di gradimento perché serve a noi per valutare il gradimento dell'evento e quindi per progettare i successivi. Il webinar di oggi, metadati di qualità per migliorare la fruibilità dei dati, viene aperto da Gabriele Ciasullo di Agid e segue l'intervento di Antonio Rotundo e poi ci sarà l'esperienza della Regione Basilicata con Anna Maria Grippo, Francesco Titrani e Vincenzo Vitti. Quindi io a questo punto darei subito la parola a Gabriele Ciasullo, gli chiedo di attivare la webcam e possiamo iniziare subito con questo webinar. Grazie, grazie Gabriele. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Sabrina. Non ripeto, diciamo, le cose che ha già anticipato, insomma, Sabrina, in merito ai contenuti di questo ciclo di eventi, insomma, che abbiamo pensato di realizzare per quanto riguarda la tematica dei dati territoriali, in modo che diamo con questa iniziativa diamo un po' spazio alle attività che in qualche modo, tutta una serie di novità che in qualche modo coinvolge il mondo dei dati territoriali su cui siamo attivi, come sapete, già da un po' di tempo. Quando parliamo di dati territoriali, evidentemente noi facciamo riferimento ai dati della pubblica amministrazione, al di là poi dell'aggettivo territoriale, ma insomma i dati territoriali, come tutti gli altri dati, fanno parte di un compito, di un'attività istituzionale della pubblica amministrazione. E quindi stiamo realizzando una tematica che chiaramente oggi è molto all'attenzione, sia per quanto riguarda i dati aperti, sia per quanto riguarda le basi dati di interesse nazionale, sia per quanto riguarda, insomma, le policy, che le strategie che sui dati vengono messe in campo dalle varie amministrazioni, e quindi, insomma, non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. I dati, dicevo, insomma, in generale sono un'espressione delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, in base ai quali poi vengono erogati dei servizi a favore di cittadini, a favore delle imprese, a favore dei vari utenti. Quindi è un ciclo che, diciamo, parte dal compito istituzionale che la norma assegna all'amministrazione. Vengono prodotti dei dati, vengono erogati dei servizi, i quali poi servizi generano ulteriori dati, ulteriori informazioni che vengono raccolte dalle amministrazioni. Quindi siamo di fronte ad un ciclo continuo di produzione di dati, dove appunto, insomma, è molto importante avere l'esatta distinzione e di attuazione delle policy che l'amministrazione si propone di attivare sulla base appunto delle regole normative vigenti in quel momento. Una delle tematiche
che vorrei sfiorare in questo momento, sempre quando riguarda i dati in generale, ma poi avremo occasione anche su queste altre tematiche di avere probabilmente anche altre attività in merito agli open data, e citare questa direttiva, che sicuramente è molto nota, la direttiva sull'apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che del 2019 dovrebbe essere in recepimento nel prossimo mese di luglio di quest'anno. Speriamo appunto che ciò avvenga nei termini, ma in ogni caso, questa direttiva riguarda appunto la tematica, molto vicino alla tematica degli open data, e pone in evidenza. Tra le altre cose, pone in evidenza i cosiddetti dataset di elevato valore. Cioè, al di là delle varie novità introdotte con questa direttiva, c'è questo aspetto molto particolare di questi dataset di elevato valore. Qua bisogna subito fare un riferimento e evidenziare che la direttiva fa un elenco di queste macrocategorie. Di queste macrocategorie tematiche che dovranno poi dare corpo ad una serie di dataset di elevato valore che in questo momento non è ancora stato definito. Tra le varie categorie, noi notiamo subito che ci sono i dati geospaziali, dati di osservazione della Terra, ovvero due tipologie di dataset che sono molto vicine alla tematica dei dati territoriali. E quindi mi sembrava opportuno metterli in evidenza in questa premessa di questo primo webinar. Per evidenziare una cosa molto importante, si parla molto spesso di questi dataset di elevato valore, ma volevo far presente che, come previsto dalle norme che regolano l'adozione di decisioni a livello comunitario, la direttiva in sé propone queste macrocategorie, ma non individua già i dataset di elevato valore, delega la norma ad un procedimento che si chiama procedimento di comitologia, la definizione di questi dataset di elevato valore. Quindi ad oggi noi sappiamo con certezza che ci saranno dei dataset di elevato valore che rientreranno nella categoria dei dati geografici, dei dati territoriali, come li definisce l'articolo 59 del CAD, ma ancora non abbiamo l'esatta individuazione di questi dataset. La quale individuazione verrà fatta appunto attraverso questo procedimento di comitologia, verrà fatta. Come dire, verrà adottata contemporaneamente in tutti i Paesi membri. Quindi molta attenzione su questo aspetto, anche perché su questi dataset di elevato valore ci sono numerose aspettative, sia da parte chiaramente degli organismi europei, che chiaramente hanno dedicato attraverso la direttiva un accento particolare perché questi dati si ritiene che abbiano un notevole potenziale commerciale e economico e quindi rispecchiano in pieno gli obiettivi che la direttiva stessa si dà, ovvero quello di migliorare diciamo, la crescita economica attraverso appunto il riutilizzo dei dati di tipo aperto. Come voi sapete, insomma, Agid è responsabile sia del catalogo nazionale dei dati aperti, sia del catalogo nazionale dei dati territoriali. Di cui poi ci soffermeremo oggi, ma anche nelle prossime sessioni di questo ciclo di webinar. Ma è molto importante mettere in evidenza che questi cataloghi hanno un ruolo ben definito, un ruolo molto importante. È chiaro, non sono, come dire, depositari non è una raccolta di dati, è una raccolta di informazioni relative ai dati che sono disponibili presso le varie amministrazioni. Perché questo, diciamo, al momento è il modello che l'Italia ha ritenuto di attuare e questo è quello che si denota dalle norme che regolano sia il catalogo nazionale dei dati territoriali sia il catalogo nazionale dei dati aperti, ovvero sia dati e servizi sono dislocati presso le amministrazioni titolari, presso le amministrazioni che producono i dati, che regolano i dati, che aggiornano i dati e che producono e regolano servizi. Il catalogo nazionale invece raccoglie le metainformazioni che le amministrazioni titolari dei dati rendono disponibili secondo un certo profilo di metadatazione e quindi li raccolgono e li rendono disponibili per principalmente il compito essenziale, è quello di agevolare la ricerca, di far sì che le persone interessate possano, diciamo, avere uno strumento che faciliti la ricerca e quindi il ritrovamento dei dati di proprio interesse. Quindi la prima funzione essenziale è conoscere i dati disponibili presso la pubblica amministrazione. Poi, chiaramente,
il fatto che alcuni dataset sono, diciamo, registrati in questo catalogo nazionale, svolge questa evidenza, mette anche, come dire, un accento particolare sulla ufficialità dell'informazione, e quindi il catalogo diventa anche un pubblico registro. Questo per quanto riguarda il repertorio nazionale dei dati territoriali è definito anche dalla norma. Non lo è altrettanto per quanto riguarda il catalogo dei dati aperti, ma chiaramente il ruolo si può, per estensione, si può, come dire, senz'altro ritenere che questa funzione venga svolta anche dal catalogo nazionale dati Covid per quanto riguarda i dati aperti. Una cosa molto importante, appunto, del ruolo del catalogo è quello di promuovere strategie di condivisione e riuso. Chiaramente, attraverso la conoscenza dei dati esistenti, è possibile sia promuovere la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Non entriamo adesso in questo dettaglio, insomma, che non è il tema del giorno, ma insomma è una policy diversa da quella del riutilizzo, che invece è a pieno titolo una policy che rientra nell'applicazione delle norme in materia di open data e che punta, attraverso il riutilizzo dei dati da parte dei stakeholders interessati, a quella famosa crescita economica, al miglioramento, insomma, della crescita economica, tant'è che molto spesso l'accento viene messo sul fatto che della possibilità da parte degli stakeholders di riutilizzare i dati anche per fini commerciali. Poi uno degli aspetti anche importanti, insomma, da parte del catalogo è quello di poter verificare esigenze di pianificazione e di possibilità di creare servizi integrati, poi uno strumento di supporto alle decisioni, poi uno strumento per migliorare la qualità dei dati, insomma, diciamo, dove in funzione dei vari, in questo caso, insomma, diciamo, voglio mettere in evidenza la questione degli standard di qualità che sono già da tempo diffusi a livello internazionale attraverso gli standard ISO del settore, e che quindi non è che c'è bisogno di inventarsi oppure di trovare altre, diciamo, modalità. Ci sono già, diciamo, una serie di riferimenti a cui è bene comunque fare attenzione. È evidente che questi riferimenti di qualità dei dati vanno attuati possibilmente fin dall'inizio della produzione dei dati, ma non solo quando poi questi dati vengono resi eventualmente disponibili. Insomma, la tematica della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è comunque supportata dall'esistenza, appunto, di questi cataloghi nazionali. Una delle cose da mettere in evidenza è, appunto, che questa policy di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è uno degli obiettivi strategici per la pubblica amministrazione, evidenziati anche nel piano triennale, e anche sia negli anni passati, ma anche nell'ultimo piano triennale 2020-2022 è stato dato evidenza a questo aspetto. E per quanto riguarda il settore dei dati, sono stati previsti, quindi, questi tre obiettivi che vedete qui citati: la condivisione dei dati tra pubblica amministrazione e il riutilizzo da parte dei cittadini e imprese, un po' di quello tematiche che accennavamo prima, la qualità di dati e metadati, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico come policy di carattere generale. Diciamo, rispetto ad ognuno di questi obiettivi sono stati poi previsti degli specifici risultati. Qua, appunto, li vediamo, insomma, scorrere, vado abbastanza veloce perché non voglio, insomma, essere su questi aspetti molto dettagliato. Però è giusto ricordare questi risultati attesi. In questo caso, per quanto riguarda la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni, si fa in particolare riferimento alle basi dati di interesse nazionale, ovvero quelle banche dati che sono di particolare rilevanza a partire dall'ANPR, dall'Anagrafe Nazionale, e sono di particolare rilevanza per una serie di procedimenti diffusi nelle varie amministrazioni. Quindi è importante l'attuazione di questa policy di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni, sia per migliorare l'efficienza stessa della pubblica amministrazione, quindi evitare duplicazione di dati, produzione di dati già esistenti, e sia per evitare di richiedere ai cittadini, alle imprese, comunque agli interessati, agli utenti, evitare di richiedere dati che sono già in possesso della pubblica amministrazione. Questo è un aspetto molto importante, spesso dimenticato, ma è un'azione fondamentale che, diciamo, la pubblica amministrazione dovrebbe mettere in campo. Un altro risultato atteso
in questo ambito, nell'ambito di questo obiettivo, e quindi l'aumento dei dataset aperti di tipo dinamico. Qua ci sta, abbiamo un po' voluto anticipare qualcosa che è previsto appunto nella direttiva di Open Data di cui parlavamo poc'anzi, che ancora non è stata, diciamo, recepita, ma che lo sarà sicuramente nei prossimi mesi. Questo aspetto dei dati di tipo dinamico è un altro elemento di particolare rilievo della direttiva, e abbiamo voluto già anticipare in qualche modo, porre in evidenza nel piano triennale che, seppur costruito nel 2020, esplica la sua efficacia anche negli anni successivi, e quindi abbiamo ritenuto di dare un accenno particolare a questa particolare tipologia di dataset. Qua invece c'è un elemento molto appunto vicino appunto alla tematica dei dati territoriali, quindi un risultato atteso specifico nel mondo dell'informazione territoriale, quindi l'aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali, secondo la direttiva Inspire. Cioè, questo è un tema che vedremo poi dettagliato dopo nel prossimo intervento di Antonio. Ma è una cosa chiaramente particolarmente importante, perché la direttiva Inspire ci dice di verificare che attraverso i dati siano resi disponibili attraverso servizi specifici, servizi in questo caso diciamo di visualizzazione, di download. Quindi è molto importante questa congiunzione tra dati e servizi, e tant'è che la direttiva Inspire ha anticipato sostanzialmente di diversi anni, ha anticipato i tempi rispetto alle policy che diciamo, si stanno formulando sui dati in senso generale. L'altro obiettivo che si pone il piano triennale, la qualità dei dati e metadati. Qua si è previsto anche qui un risultato specifico per quanto riguarda i dati territoriali, l'aumento dei dataset con metadati di qualità conformi agli standard europei e dei cataloghi nazionali. Questo è l'obiettivo che noi ci proponiamo di raggiungere, di portare avanti, di migliorare la situazione di partenza che è stata definita con le baseline alla fine del 2020, ed è un obiettivo che chiaramente l'Europa si aspetta da noi in maniera molto specifica. Tant'è su questo tema dei dati territoriali. C'è una reportistica che viene effettuata, un monitoraggio che viene effettuato dagli organismi comunitari con cadenza annuale. Loro estraggono i dati direttamente dal catalogo e valutano, diciamo, la rispondenza di questi metadati alle regole previste dalle norme di attuazione della direttiva Inspire. È evidente che con questa azione loro fanno come dire, una visualizzazione molto specifica, un monitoraggio molto specifico dei dati documentati, ed è evidente che i dati che non sono documentati nel catalogo non vengono assolutamente presi in considerazione. Quindi è molto importante la presenza dei dati nel catalogo nazionale, che appunto diventa lo strumento che certifica l'esistenza di quei dati. Lo stesso, diciamo, tipo di obiettivo è dato dal punto di vista della qualità dei dati. In questo caso qua chiaramente il riferimento è sia ai dati territoriali, ma anche ai dati generici in senso lato. Quindi cercare di valorizzare alcuni aspetti degli standard di qualità 25012, lo standard ISO. Noi abbiamo messo in evidenza alcune caratteristiche di qualità su cui si potrebbe puntare l'attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni nel corso del periodo di attuazione del piano triennale. L'ultimo obiettivo è la valorizzazione di patrimonio informativo pubblico in senso generale. Qua viene previsto come risultato atteso delle azioni coordinate tra le PA concernenti la strategia nazionale di dati. Su questo aspetto, voglio giusto ricordare velocemente che nelle norme contenute nel decreto legislativo 76 del 2020, il cosiddetto decreto semplificazioni, viene proprio prevista, è stata quindi, diciamo, questa azione qui va un po' letta sotto la luce delle norme contenute nel decreto semplificazione, dove appunto si prevede l'adozione di una strategia nazionale dei dati attraverso l'adozione di uno specifico DPCM.
Abbiamo sia noi con i colleghi del Dipartimento e del Ministro dell'Innovazione, abbiamo lavorato insomma in un gruppo di lavoro per definire alcuni spunti per definire questa strategia nazionale dati. Il Ministero starà valutando questo lavoro svolto e diciamo, continuerà poi attraverso i propri uffici alla definizione di questa strategia nazionale secondo quanto previsto dalle regole del decreto legislativo 76-2020. Un altro elemento di particolare rilevanza che era stato previsto è appunto quello di adottare un'unica licenza aperta identificata a livello nazionale. Qua vorrei dire una cosa molto importante. Noi già con le linee guida di qualche anno fa, precisamente se non sbaglio nel 2016, già promuoviamo da tempo l'utilizzo per quanto riguarda la licenza, l'utilizzo della licenza CC BY 4.0, ultima versione, che poi è anche quella che viene utilizzata dalla Commissione per i propri atti. Quindi si tratterebbe di formalizzare questo indirizzo che in qualche modo Agida ha già messo nero su bianco attraverso le linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Comunque noi abbiamo, diciamo, in questo documento relativo alla strategia dei dati, abbiamo evidenziato questo aspetto, segnalando anche questa cosa qui. Quest'ultima slide dove il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano triennale viene, diciamo, in qualche modo reso disponibile attraverso una dashboard che Agid ha reso disponibile. Qua vedete l'indirizzo dell'URL, non solo per quanto riguarda l'aspetto dei dati, ma per quanto riguarda un po' tutte le azioni, tutti gli obiettivi previsti dal piano triennale, sono appunto, diciamo così, visibili i vari risultati, le varie baseline, i vari risultati vengono aggiornati attraverso questa dashboard resa disponibile. Io avrei terminato il mio intervento, vi ringrazio tutti quanti, ci vedremo poi alla fine della giornata per un eventuale, diciamo, riepilogo conclusivo e per eventuali domande sulla tematica. Io passerei la linea ad Antonio, grazie. Grazie Gabriele, buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo, diciamo, sulla linea che ha tracciato Gabriele per quanto riguarda la policy, il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, andando più nel dettaglio riguardo alle due azioni che Gabriele ha evidenziato circa i dati territoriali proprio nel piano triennale. Parto da questa slide sulla infrastruttura Inspire, innanzitutto perché Inspire è comunque il nostro riferimento come framework di interoperabilità in Europa e anche per allineare, diciamo, tutti i partecipanti su quelli che sono gli obiettivi delineati dalla direttiva Inspire e dalle normative nazionali e dalle varie policy che si sono succedute in questi anni, proprio perché tra i partecipanti ovviamente c'è chi ci lavora da tempo e conosce, diciamo, queste tematiche, ma ci può essere anche chi o non ha lavorato oppure si è avvicinato da poco a questi temi. Infrastruttura Inspire, questo schema, diciamo, dell'infrastruttura Inspire ci dà l'occasione per evidenziare quali sono i passi che Inspire ha richiesto in questi anni da quando è stata adottata nel 2007. Ovviamente alla base di tutto ci sono i dati che devono essere armonizzati secondo le specifiche tecniche sui dati definite nell'ambito di Inspire, ma che poi a livello nazionale devono essere allineati su quelle che sono le specifiche di riferimento. Cito per esempio la specifica nazionale del database geotopografico, a cui poi è stato collegato in questi ultimi anni altre specifiche tecniche proprio per garantire l'interoperabilità. L'esempio è quello del SINFI o quello dell'illuminazione tecnica, illuminazione pubblica collegate e definite come estensione appunto del database geotopografico. Questi dati poi devono essere resi disponibili agli utenti attraverso servizi di rete
definiti appunto da Inspire, che sono almeno attraverso un servizio di consultazione e un servizio di download, poi possono essere resi disponibili attraverso altri servizi anche non di rete, e su questi servizi poi possono essere costruiti applicazioni e geoportali vari. Ovviamente il passo successivo è che poi questi dati e questi servizi devono essere resi conoscibili agli utenti in modo tale che l'utente possa trovarli facilmente e soprattutto possa accedervi e possa utilizzarli. Per fare questo, ovviamente, i titolari di questi dati e di questi servizi devono documentare i metadati, quindi le descrizioni, le informazioni su dati e servizi in un servizio di ricerca, quindi il Discovery Service, sulla base del quale poi viene costruito un catalogo e un portale. Questa parte alla fine è quello di cui tratteremo noi in questa giornata, perché ci focalizzeremo appunto su come migliorare i metadati che descrivono i dati territoriali e i relativi servizi proprio per facilitare l'accesso e l'utilizzo degli utenti. E quindi metadati che possono essere applicati a diverse classi di applicazioni che, come sapete bene, sono i dataset, ma possono essere anche le serie di dataset e i servizi. Il riferimento nazionale, lo citava già Gabriele, che ha delineato il ruolo del catalogo nazionale, è appunto il repertorio nazionale, che contiene quindi e rende disponibili i metadati su dati e servizi. Le linee di azione intorno a questo oggetto, quindi al repertorio nazionale, sono di due tipi, le linee di azione di AGID. Da una parte migliorare l'accessibilità delle risorse, quindi dati territoriali e servizi implementate dalle pubbliche amministrazioni, dall'altra parte supportare le amministrazioni pubbliche per favorire e migliorare proprio il processo di definizione e di disponibilità di queste risorse. Ovviamente senza questa seconda linea di azione non sarebbe possibile, diciamo, la prima. Se ci attestiamo sulla prima linea di azione, quindi sulla ricerca, velocemente illustro tutte le possibilità di ricerca dei dati territoriali nel catalogo nazionale, quindi le funzionalità di ricerca disponibili, che vanno a quella più semplice basata sulla ricerca sul testo libero, alla ricerca dettagliata, quindi basata sulla combinazione di diversi criteri, dalle parole chiave al titolo, all'amministrazione titolare e così via, alla ricerca per classificazioni, in questo caso per temi Inspire, che poi sono stati raggruppati da Inspire in specifici cluster tematici. E poi è possibile anche interrogare il catalogo attraverso i servizi di rete resi disponibile in primis il servizio CSV, cioè il Catalog Service for the Web, che è il servizio di rete basato sullo standard OGC, che viene utilizzato per esempio dal repertorio per raccogliere i dati dalle amministrazioni locali, regionali e dalle altre amministrazioni che ovviamente implementano lo stesso tipo di servizio di catalogo, e viene utilizzato anche dal portale Geoportale Inspire per raccogliere i metadati nazionali. E poi a questo si affiancano le API REST che abbiamo reso disponibile nell'ultima versione del repertorio. Parlavo di ricerca basata sui temi Spire. Proprio nell'ultima versione del repertorio abbiamo aggiunto altre modalità e altre funzionalità di ricerca, che sono quelle per dei dataset prioritari. I dataset prioritari sono stati definiti sempre nell'ambito Inspire come quei dati che sono utilizzati nelle attività di reportistica ambientale proprio in applicazioni di specifiche
direttive europee in materia di ambiente, che può essere la qualità dell'aria, il rumore, la biodiversità, per esempio con la rete di Natura 2000 e con tutto. I dati che sono comunque collegati e così via. Ovviamente è un work in progress questa descrizione di questa tipologia di dati nel repertorio, per cui può capitare che per alcuni ambiti tematici ancora non siano disponibili dataset, non perché non ci siano i dataset, ma perché ancora non sono stati classificati né metadati sulla base delle indicazioni fornite per identificare questi dataset prioritari. L'altra tipologia di ricerca è sui dati aperti. Come sapete, il repertorio non è è un catalogo di tutte le tipologie di dati, quindi siano essi aperti che non aperti. Con questa funzionalità ulteriore di ricerca è possibile individuare quali tra i dati descritti nel repertorio sono i dati aperti. A questo è collegato anche l'attività di integrazione con il portale del Nazionale di Dati Aperti, dati.gov.it, di cui parlava anche Gabriele. Per cui tutti i dati territoriali aperti che sono documentati nel repertorio vengono resi disponibili automaticamente nel portale nazionale dei dati aperti e quindi vengono resi disponibili anche agli utenti di quel portale. Questo è possibile grazie all'implementazione di una specifica europea che abbiamo implementato anche in Italia, che si chiama GeoDKP, e che poi è l'oggetto del secondo webinar, quello del 30 giugno, in cui appunto focalizzeremo l'attenzione su come questa integrazione, questa interoperabilità tra cataloghi può essere implementata, oltre a dare delle indicazioni di contesto sia europeo che nazionale su questa attività, perché poi ci sarà anche un intervento di un collega che si è occupato proprio di questa specifica a livello europeo. Un'ulteriore possibilità di ricerca è quella che abbiamo implementato sul rendere disponibili i dati documentati nel repertorio anche attraverso la piattaforma di Google, Dataset Search, e questo l'abbiamo fatto perché vogliamo che la platea di utenti che vanno a cercare e utilizzare i dati territoriali sia quanto più ampia possibile. Ovviamente perché questi strumenti di ricerca, quindi questa ricerca sia efficace, è necessario che ovviamente le informazioni devono essere comunque condivise e pubblicate dalle amministrazioni e soprattutto devono essere di una certa qualità, nel senso che più i metadati che vengono documentati dalle amministrazioni sono di qualità, più l'utente è facilitato a cercare, a trovare i dati di cui ha bisogno e quindi a interpretarne le caratteristiche e a valutare se quel dato che è documentato nel catalogo diciamo risponde agli scopi per cui l'utente lo vuole utilizzare. E per fare questo, quindi, per consentire che questi strumenti di ricerca siano efficaci, le amministrazioni, il primo passo è sicuramente quello di seguire delle regole comuni, sia nazionali che europee. Per quanto riguarda i metadati, le regole, nazionali, almeno l'ultima versione, quella delle linee guida del 2020, che è un aggiornamento del decreto del 2011 con cui è nato praticamente il repertorio in attuazione dell'articolo 59 del CAD. Questo è, diciamo, è il livello normativo, cioè cosa devono fare le PA per adempiere, diciamo, a questo obbligo di documentare i dati territoriali. Poi c'è un livello operativo che è costituito dalle guide operative che abbiamo pubblicato per la compilazione dei metadati RNDT, che è appunto il livello che fornisce le indicazioni su come le amministrazioni possono rispondere, diciamo, ai requisiti dettati e definiti dalla norma.
queste sono praticamente sia le linee guida che il cui iter di adozione è in corso secondo l'articolo 71 del CAD. E come vi dicevo, c'è una guida operativa per la compilazione dei metadati che molte amministrazioni stanno già seguendo dall'anno scorso e che è allineata all'ultima versione delle linee guida tecniche di Inspire sui metadati e sui servizi di ricerca. Qualche anno fa, abbiamo anche pubblicato un documento, quindi un'ulteriore linea guida che focalizzava l'attenzione su alcuni aspetti da tenere presente nella, documentazione dei dati perché sono aspetti comunque, critici che, bisogna seguire particolarmente per rendere questi dati accessibili e fruibili dagli utenti. Questa guida è praticamente la guida che abbiamo pubblicato in collaborazione con ISPRA nel 2019 su alcuni interventi correttivi per fornire, diciamo, indicazioni su come correggere alcuni metadati. Questa era allineata anche a una specifica azione Inspire, che era quello sul miglioramento dell'accessibilità dei dati, dei servizi attraverso l'accessibilità dei dati attraverso i servizi di rete. Adesso vado a focalizzarmi praticamente su questi aspetti che abbiamo evidenziato in questa guida, ma che rimangono comunque aspetti su cui prestare attenzione per migliorare appunto questa qualità. Il primo è praticamente l'utilizzo di vocabolari controllati al posto del testo libero. Nello standard ISO, che è la base, diciamo, delle regole che sia nazionali che Inspire, sono già de definite degli elenchi di codici che possono, anzi devono essere utilizzati per alcuni metadati. Per esempio, il ruolo dell'amministrazione è già definito in un'apposita lista di valori, oppure la tipologia di rappresentazione spaziale è definita in un'apposita lista di valori e così via. Per quegli elementi di metadati che ISO indica come testo libero, da compilare testo libero, diciamo, Inspire ha definito ulteriori vocabolari controllati e ulteriori tassonomie da utilizzare per documentare questi metadati. Questo per evitare che ogni amministrazione, quindi ogni titolare di dati e servizi, descriva lo stesso concetto, lo stesso oggetto, diciamo, in modalità diversa. Un esempio su questo è il formato. Fino ad ora, diciamo, il formato era a testo libero, per cui ogni amministrazione scriveva il formato o con l'acronimo oppure con il nome completo e così via. Capite bene che quando un utente va a cercare, magari lo cerca per acronimo, ovviamente non riuscirà ad ottenere tutti i risultati che invece avrebbe dovuto ottenere. Un altro punto è ovviamente cambiando le regole comuni perché sono state aggiornate, lo standard di riferimento non è più il decreto del 2011, ma è l'ultima versione delle linee guida RNDT. E quindi nei metadati in cui sono presenti alcuni elementi proprio per indicare lo standard a cui quei metadati sono conformi, vanno indicato il titolo e la versione di questa ultime linee guida. Un altro punto di attenzione che può sembrare banale, ma abbiamo riscontrato che non lo è che ogni amministrazione deve documentare solo i dati di cui è titolare. Capita alcune volte, quindi se andate sul catalogo li troverete, che amministrazioni documentino anche i dati che utilizzano nelle proprie procedure, nei propri
procedimenti amministrativi e nelle proprie attività, ma di cui non sono titolari. Classici esempi sono i dati catastali, oppure i dati statistici, oppure le ortofoto. Questi dati che hanno un proprio titolare, ovviamente, devono essere documentati solo dal titolare del dato e non anche da tutte le amministrazioni che utilizzano quel dato. Questo per evitare che lo stesso dato sia descritto più volte nel catalogo, e quindi può fuorviare anche in questo caso la ricerca e i risultati che l'utente ottiene. Così come si deve prestare attenzione al nome dell'ente responsabile che viene indicato nei metadati, e quindi l'organizzazione che viene indicata con il ruolo di proprietario, ruolo che, come dicevo prima, viene preso da quell'elenco di codici che è stato definito da ISO, e che deve corrispondere al nome ufficiale registrato nell'indice delle pubbliche amministrazioni. Questo perché, siccome la ricerca per amministrazione titolare nel portale nazionale si basa proprio sul nome ufficiale dell'IPA, presente in IPA, è chiaro che se si inserisce un nome più dettagliato dell'organizzazione, quindi si mette l'ufficio specifico che si occupa di quel dato, eccetera, la ricerca ovviamente non dà tutti i risultati che dovrebbe dare. Ovviamente poi si possono aggiungere tutte le organizzazioni e quindi dettagliare anche il singolo ufficio, perché questi metadati hanno molteplicità n e, come vi dicevo, possono essere indicati diverse ruoli legati a quell'ufficio, a quell'organizzazione, a quell'amministrazione e così via. Particolare attenzione deve essere prestata anche alle parole chiave, che sono importantissime nella ricerca da parte degli utenti. La prima questione riguarda la copertura dei dati. Nell'ultima versione del monitoraggio Inspire, quindi definito con una decisione della Commissione europea, è stato introdotto un indicatore che rileva, diciamo, tutti i dati se sono di copertura, se hanno una copertura regionale o hanno una copertura nazionale. Per identificare questi dati si utilizza appunto una parola chiave che poi banalmente è regionale nel primo caso e nazionale nel secondo, però la cosa importante perché sia poi utilizzata questa informazione per il monitoraggio Inspire deve essere anche indicato il relativo thesaurus che è stato definito in Inspire con la relativa data di pubblicazione, quindi con la tipologia di data che è appunto pubblicazione. Un'altra parola chiave che è molto importante è quella relativa alla identificazione degli open data. Come abbiamo visto, i dati aperti del repertorio poi vengono anche resi disponibili nel portale nazionale dati aperti, dati.gov.it. Questo è possibile, l'identificazione dei dati aperti, perché questa attività sia possibile, è fatta sia sulla base di una licenza, quindi sulla documentazione di una licenza aperta presente nei metadati, ma anche sulla presenza di una parola chiave ad hoc che poi è open data. A questo si lega, diciamo, quello che poi diceva Gabriele sui cosiddetti dati dinamici su cui interviene la direttiva Open Data del 2019, per cui, siccome poi nel catalogo nazionale dei dati aperti c'è la necessità di identificare questa tipologia di dati, anche ai fini della misurazione, del monitoraggio, dell'applicazione e dell'implementazione del piano triennale, un'altra parola chiave che può essere aggiunta nei metadati anche sui dati territoriali è quella dei dati dinamici. Parlavo prima dei dataset prioritari. L'identificazione anche qui di questa tipologia di dataset viene fatta sulla base, anche in questo caso, di una specifica parola chiave che è tratta da un vocabolario controllato, un registro che è pubblicato da Inspire, e nella slide vedete l'URL dove è pubblicato questo registro, in modo tale che poi ai fini sempre del monitoraggio Inspire e delle attività Inspire
questi dati possano essere facilmente identificati. Un'altra questione importante che poi abbiamo introdotto anche questa nell'ultima versione del repertorio nazionale è quello del discorso sugli URI, cioè ogni risorsa nel repertorio è identificata da un identificatore univoco e persistente che ha la struttura, diciamo, che vedete nella slide e che viene costruito a partire da un'informazione che viene data dalla stessa amministrazione, che è poi il file identifier, cioè l'identificatore del file, che è uno dei metadati che l'amministrazione deve documentare. Questo consente innanzitutto di individuare univocamente e in modo persistente quella risorsa e poi fa sì che ogni risorsa documentata nel repertorio abbia associata una landing page con un URL stabile. Questo vuol dire che prima di questa attività, praticamente, se io visualizzavo una scheda di metadati nel catalogo nazionale, aveva un URL generico per cui io non potevo poi riutilizzare quell'URL magari nelle mie applicazioni, sui miei siti, eccetera. Adesso, con l'introduzione dell'URI, praticamente, quella risorsa è più facilmente disponibile, è accessibile e in più l'URI stesso è risolto attraverso quella pagina, quella scheda di metadati, che poi è un requisito di Inspire, perché Inspire dice che ogni dataset deve avere un identificativo univoco che si raccomanda che questo identificativo, quindi quest'URI, sia risolto attraverso la scheda di metadati relativa a quel dataset. Qui nella slide è un esempio su come l'informazione data dall'amministrazione per il metadato file identifier poi viene utilizzata per costruire l'identificatore del dataset. È ovvio che poi l'indicazione nelle guide operative è che si utilizzi direttamente quell'identificativo direttamente nel metadato, nel caso non ci fosse, ovviamente viene costruito automaticamente in questo modo. E poi vedremo su tutti questi aspetti che su cui stiamo focalizzando, vedremo poi nella presentazione della Regione Basilicata come queste indicazioni siano state concretamente poi implementate in un esempio, in una buona pratica, diciamo, regionale. Così come è importante che l'URL di accesso al dato, che poi è l'URL di un servizio di consultazione o di download, come vi dicevo all'inizio, ma può essere anche un URL di download diretto oppure un URL a una pagina di informazione su quel dataset, deve essere un URL funzionante e valido. Questo può essere anche questo banale, ma in alcuni casi capita che l'URL o non è più funzionante oppure non è più valido, nel senso che poi se viene cambiato non vengono aggiornati i metadati, quindi non risulta quell'URL funzionante. Questo è importante perché ovviamente l'utente cioè, l'utente la principale obiettivo dell'utente è quello poi di accedere al dato, cioè una volta che ha visualizzato e ha analizzato le caratteristiche del dato attraverso i metadati, deve poter accedere a quantomeno a una pagina di informazione, se non a un servizio di consultazione di download. Se questo non funziona, capite bene che l'utente non accederà mai, non fruirà mai di quel dataset. Vado più veloce perché questo incide anche sulla disponibilità dei dati resi accessibili attraverso il geoportale Inspire. Se voi andate sul geoportale Inspire, a fronte di quasi di oltre 19.000 dataset, quelli che Inspire considera scaricabili o visualizzabili sono alcune centinaia. Questo non tanto, e quindi quando andate a cercare un dato sul geoportale Inspire vedrete la scheda dei metadati. Se questi servizi non sono documentati correttamente, non vedrete poi le ulteriori informazioni per la visualizzazione del dato nel caso di un servizio di visualizzazione, oppure per il download del dato nel caso di un servizio
di scaricamento, quindi di download. Questo è legato non tanto alla disponibilità dei servizi che, come vedete dai numeri del repertorio, sono oltre 2200, ma in molti casi a una sbagliata implementazione del collegamento tra dati e servizi. Abbiamo detto all'inizio che le amministrazioni devono documentare sia i metadati del dataset che il metadato del servizio. Queste due risorse sono comunque collegate perché nel metadato del dataset io ho l'URL del servizio che rende disponibile quel dato e nel metadato del servizio ho l'URL dei metadati del dataset che vengono serviti attraverso questo servizio. Ovviamente questo non è sufficiente per rendere disponibile la risorsa scaricabile o visualizzabile nel Geoportal Inspire, perché bisogna intervenire anche nel documento cosiddetto di Get Capabilities, cioè questi servizi di rete, servizi di visualizzazione sono il VMS in pratica, e i servizi download sono i servizi VFS e i servizi ATOM. Questi servizi che hanno un Get Capabilities, cioè un documento XML che poi elenca, diciamo, e indica dalle informazioni sul servizio stesso, devono contenere alcune informazioni richieste proprio dalle specifiche Inspire. In particolare devono includere sia l'URL ai metadati del servizio nella parte che viene chiamata Inspire Extended Capabilities, sia gli URL dei metadati dei dataset che vengono serviti da quel servizio. Se questi due URL non sono presenti nel documento di Get Capabilities, praticamente questa risorsa non è identificata come scaricabile o come visualizzabile nel Geoportal Inspire, per cui l'utente vedrà solo i metadati, ma non avrà l'accesso dal portale Inspire ai vari servizi. Questo, vado più veloce, si applica anche ai servizi VFS, con la differenza che, con l'aggiunta che nei servizi VFS, sempre in questi documenti di Get Capabilities, deve essere indicato anche l'ID del dataset che viene servito da quel servizio, e si applica anche ai servizi ATOM in cui bisogna garantire il collegamento, quindi tra metadati di dataset e metadati di servizi, ma anche il collegamento tra il documento di Get Capabilities del servizio e questi metadati. Per fare tutto questo che vi ho raccontato, praticamente Agid ha messo a disposizione alcuni strumenti, a partire dalla guida operativa che vi ho citato all'inizio e che trovate sia in PDF che su GitHub. Ci sono anche alcuni esempi di file XML disponibili per far vedere come allinearsi e come compilare i metadati in base a questa ultima versione delle specifiche nazionali Inspire. Nel portale per le pubbliche amministrazioni è disponibile anche un editor, per cui per tutte le amministrazioni che non hanno a disposizione una propria infrastruttura, quindi un proprio catalogo di un servizio di catalogo oppure altri strumenti per produrre e compilare XML, è possibile compilare e quindi documentare i propri dati attraverso l'editor che è allineato appunto a questa versione 2.0. A questo si affianca, diciamo, la possibilità di fare upload direttamente dell'XML, sia come singolo file, sia come cartella di XML resa disponibile sul web, che poi viene, diciamo, raccolta, e quindi tutti i metadati, gli XML che sono presenti in questa cartella disponibile sul web vengono, come si dice, vengono arrestati e quindi vengono raccolti, come se fosse un CSV, quindi un servizio di catalogo. A prescindere dalla modalità di compilazione dei metadati o di documentazione dei metadati e quindi di caricamento dei metadati, esiste un validatore allineato a queste specifiche che è basato su Schematron e che quindi definisce e rileva eventuali errori rispetto sia agli schemi XSD,
sia alle regole delle specifiche tecniche. Per le amministrazioni che hanno già documentato i propri metadati seguendo negli anni scorsi, seguendo la vecchia versione delle linee guida sul repertorio, Agid mette a disposizione uno specifico strumento che abbiamo chiamato Metadata Converter, che trasforma praticamente i metadati dalla vecchia alla nuova versione, restituendo gli XML che poi l'amministrazione deve caricare. Tutti questi strumenti che sono stati sviluppati da Isritalia nell'ambito del progetto Infrastrutture Nazionali Condivise SPC sono disponibili per il riuso nel repository GitHub di Agid. A questo si aggiunge un ulteriore strumento che non è stato sviluppato da Agid, ma dalla città metropolitana di Firenze, che è utilissimo per le amministrazioni che utilizzano GeoNetwork, le ultime versioni di GeoNetwork, per la gestione dei metadati e quindi dei dati territoriali, che è il nuovo plugin RNDT, che quindi è allineato all'ultima versione delle linee guida nazionali ed europee e quindi agevola, diciamo, la compilazione e la pubblicazione dei metadati in conformità a queste linee guida. Ho finito, vi ringrazio. Grazie, grazie Antonio, grazie Gabriele per questo inquadramento con gli aspetti più tecnici di riguardo agli strumenti, la normativa e le linee guida. Adesso chiedo ad Anna Maria Grippo di collegarsi. Anna Maria Grippo, assieme a Francesco Di Trani e Enzo Viti, invece racconteranno l'esperienza della Regione Basilicata, come queste indicazioni sono state implementate. Vi chiedo di continuare a inserire le domande in chat, noi le stiamo raccogliendo e i relatori potranno rispondere alla fine dei loro interventi. Grazie, Anna Maria. Buongiorno a tutti, sono appunto Anna Maria Grippo della Regione Basilicata, referente appunto della piattaforma dei dati territoriali per la Regione Basilicata. Questo compito mi è stato affidato circa 10 anni fa e quindi abbiamo immaginato una strategia di sviluppo per l'utilizzo dei dati territoriali e così è nata questa piattaforma che è composta da più strumenti, da più moduli, ma il cui cuore dal mio punto di vista è sicuramente rappresentato dal catalogo dei dati. Catalogo dei dati che ha rappresentato proprio uno step culturale per la regione, perché gli uffici, da quando abbiamo iniziato a mettere a disposizione appunto in open data i vari layer che venivano redatti dalla regione di cui noi eravamo titolari, hanno determinato proprio un modo diverso di lavorare da parte degli uffici. Quindi è stato veramente uno step culturale, ma non soltanto da parte degli uffici, anche degli utenti finali che hanno iniziato sempre di più anche a chiederci l'esposizione di questi dati e ad utilizzare anche i servizi. Sono stata fin dall'inizio di questo lavoro coadiuvata dall'ingegner Viti e dall'ingegner Di Trani che mi hanno supportato, soprattutto mi hanno sopportato e per ragioni diciamo, di ottimizzazione dei tempi abbiamo deciso di affidare ad uno solo la presentazione, quindi al più giovane del gruppo, che è appunto l'ingegner Di Trani, che vi esporrà come è nata questa strategia, di che cosa è composta questa piattaforma e gli ultimi adeguamenti che abbiamo fatto sul catalogo. Noi restiamo comunque a disposizione per le eventuali domande in chiusura dell'intervento. Grazie e passo la parola all'ingegner Di Trani. Grazie a tutti. Nel mio intervento vi racconterò la RSD, quindi l'infrastruttura dei dati spaziali della Regione Basilicata. Nella seconda parte dell'intervento vi mostrerò il catalogo dei metadati e in particolare il software che Regione Basilicata utilizza per compilare i metadati. E nella parte finale poi dell'intervento vi farò vedere come abbiamo adeguato i nostri metadati, i metadati della Regione Basilicata, al nuovo profilo e quindi, diciamo, eventuali accortezze che seguiamo quando pubblichiamo nuovi metadati. In Regione Basilicata si inizia a parlare di dati
dati geografici di infrastrutture di dati spaziali tra il 2007 e il 2008, quando furono condotte le prime sperimentazioni sui servizi web geografici, quindi sui servizi WMS e WFS. Poi, diciamo, negli anni ci sono stati una serie di eventi che hanno scritto e raccontano la storia dell'RSD. In particolare, ci piace ricordare il riconoscimento che Regione Basilicata ha ottenuto nel 2016, ovvero il riconoscimento di Regione Open Geodata Italia per essersi distinta nella massiva attività di pubblicazione in open data della carta tecnica regionale e del database geotopografico. Dal punto di vista, qualche informazione tecnica, la RSD è interoperante con l'Agenzia delle Entrate, quindi per i dati catastali, e con il repertorio nazionale dati territoriali, ovviamente per i metadati. La piattaforma utilizza o software open source o software sviluppati internamente, ad esempio il PubliGIS, che è un software che vi mostrerò, che permette di compilare i metadati, il CreaProgetti, che è un software che serve per costruire WebGIS. E poi, diciamo, vi cito quest'altro, il Cruscotto, che serve per fornire dei servizi in un'area riservata. Tutti questi software sviluppati da Regione Basilicata sono di tipo web, quindi non necessitano di installazione, ma sono accessibili tramite browser. Un aspetto non tecnico, ma che ci teniamo a raccontare, riguarda il rapporto stretto che lo staff dell'RSD mantiene con la propria comunità. Utilizziamo la newsletter per diffondere informazioni, quindi nuove pubblicazioni, nuovi dati, nuovi servizi, ma utilizziamo tanto i social, quindi Facebook, Twitter e Instagram. Questo perché, diciamo, i social ci permettono di avere una comunicazione bidirezionale, quindi non solo dare informazioni alla comunità, ma anche ricevere dei feedback che in tante circostanze ci sono serviti a migliorare il servizio, a migliorare la piattaforma. Qualche numero: sull'RSD abbiamo circa 1000 utenti registrati, sono generalmente funzionari della pubblica amministrazione, forze dell'ordine. Contiamo in media 1400 accessi al giorno, poi tra area pubblica, area di staging, di testing. Abbiamo sulla piattaforma circa 260 progetti WebGIS e quasi 2000 layers pubblicati. Nel catalogo si trovano 250 schede di metadati e tra dati vettoriali, dati raster, documenti e altri materiali occupiamo sui server della regione circa 40 terabyte di dati. Il principale punto di accesso alla piattaforma RSD è il geoportale. E nelle nostre presentazioni, che facciamo soprattutto agli ordini professionali, preferiamo sempre mostrare l'RSD direttamente. Quindi io ora esco un attimo dalla slide e andiamo direttamente sull'RSD. Utilizzando l'URL rsd.regione.basilicata.it si accede al. Geoportale della Regione Basilicata, che come già vi ho accennato, quindi è il principale punto di accesso a servizi, dati, metadati che la Regione Basilicata offre. Mi piacerebbe mostrarvi tanto, ma chiaramente per motivi di tempo non è possibile. In particolare mi soffermerò sui servizi riservati alla pubblica amministrazione, sul catalogo dei geodati e come esempio di applicazione dedicata a un particolare argomento, vi mostrerò il piano paesaggistico regionale. E partiamo proprio dal PPR della Basilicata. Il Dipartimento Ambiente sta svolgendo un importante lavoro di realizzazione del piano paesaggistico regionale e nell'ambito di questa attività sta creando e validando molti dati che di volta in volta andiamo a pubblicare su questo WebGIS del piano paesaggistico regionale, che in particolare è il WebGIS delle tutele. Al di là del contenuto, questa interfaccia che voi vedete è
l'interfaccia WebGIS che la Regione Basilicata utilizza, che ha sviluppato Regione Basilicata, e questa interfaccia abbinata al software Crea Progetti permette agli amministratori, agli amministrativi della Regione di produrre un WebGIS con una procedura guidata e tutto sommato semplice. In questo WebGIS tutele del piano paesaggistico regionale, quindi ci sono tutta una serie di dati validati e metadatati, e nei WebGIS della Regione Basilicata, quando un layer è anche metadatato e quindi è presente nel catalogo di geodati, nella gestione dei layers è presente questa info che rimanda al catalogo di metadati. Facciamo un esempio con l'esempio il layer parchi e viali della rimembranza. Premendo sul pulsantino della info si apre il nostro catalogo dati. In particolare, quindi va direttamente alla scheda di questo dataset. E nel catalogo dei dati, faccio questa premessa, utilizziamo come piattaforma GeoNetwork. Nel catalogo dati trovate tutte quelle informazioni così come definite dallo standard italiano ed europeo. La parte più importante è, diciamo, che mi preme raccontarvi oggi, è come compilare queste schede, cioè, quindi come andiamo ad alimentare il nostro catalogo dei metadati. Questa operazione noi la svolgiamo con il software chiamato PubliGIS e che mi permette quindi di introdurvi l'area riservata dell'RSD. Quindi chiudo un attimo queste finestre. Quindi tornando nella home della Regione Basilicata, si trova l'area dedicata ai servizi riservati alla pubblica amministrazione. Chi ne richiede l'accesso, quindi viene autorizzato, diciamo, come vi ho già accennato, stiamo parlando di funzionari comunali, funzionari della regione, forze dell'ordine, quindi diciamo, abbiamo una gamma molto variegata di utenti. L'accesso al cruscotto dei servizi riservati alla pubblica amministrazione può essere fatto o tramite SPID o come credenziali regionali. E il cruscotto, questo cruscotto cosa fa? Innanzitutto verifica se il codice fiscale immesso è autorizzato a accedere all'area riservata. Se è autorizzato, mostra delle servizi, dei servizi e delle applicazioni in base ai permessi che gli sono stati attribuiti. Macroscopicamente abbiamo tre tipologie di utenti, cioè gli utenti in sola lettura, cioè quelli che accedono a servizi riservati per consultare ad esempio i dati catastali che non possono essere pubblici. Poi abbiamo quegli utenti che potremmo definire autori, che possono ad esempio col Crea Progetti costruire un progetto WebGIS oppure con il PubliGIS compilare i metadati collegati a un dataset, ad esempio. Poi c'è la terza macrocategoria, che è quella degli amministratori dell'RSD, che ovviamente accedono anche a quelle applicazioni di management della piattaforma. Quindi, come vi dicevo, il PubliGIS è il programma che permette di compilare i metadati. È un software che in realtà stiamo risviluppando perché è stato realizzato più di 10 anni fa circa utilizzando Flash Player. Flash Player è una piattaforma, un tipo di linguaggio di programmazione che tutti i comuni browser hanno abbandonato e quindi diciamo, il software non funziona più e quindi lo stiamo sviluppando. Quindi per mostra davvero mi sposterò su un Safari. Immaginate di aver cliccato qui sul Publish Staging. Si apre il PubliGIS, che è il software che Regione Basilicata utilizza per compilare i metadati. Chi è autorizzato a accedere in questo software vede i gruppi per i quali è stato autorizzato. Io, ad esempio, vi sto mostrando il gruppo di lavoro del Dipartimento Ambiente. E qui troviamo tutte le schede di metadati che sono state compilate con riferimento a quei layers mostrati qualche minuto fa nel WebGIS tutele. Quindi tramite questo software è possibile pubblicare una nuova scheda di metadati oppure modificare o eliminarne una pubblicata.
Facciamo un esempio, cerco la scheda dei metadati dei tratturi, beni culturali archeologici, tratturi articolo 10. Questa è l'interfaccia di compilazione dei metadati. È un'interfaccia ovviamente allineata allo standard permette all'utente di inserire, di compilare i metadati con una procedura abbastanza guidata. Laddove alcune informazioni si ripetono, diciamo il Publicis già le contiene e quindi non è necessario ripeterle. Faccio una carrellata rapida, ad esempio abbiamo responsabile dei metadati, a livello di identificazione la descrizione del dataset, le parole chiave, identificazione del responsabile dei dati. Tutto quello, diciamo, che trovate nel catalogo, i vincoli. A livello di qualità abbiamo ad esempio la descrizione della genealogia del dato del processo di produzione. Vi mostro come ultima schermata la distribuzione, cioè il settore di distribuzione, laddove chi compila il metadato va ad inserire gli URL generalmente insieme un URL per il download tramite un file zip e gli URL al VMS e VFS. Chi compila il metadato può fare una verifica, quindi il Publicis verifica se è stato compilato correttamente e può eventualmente salvare. Salvare non significa pubblicare nel catalogo, ma salvare tutte queste informazioni nel software. Poi spetta agli amministratori dell'RSD verificare i metadati compilati ed eventualmente esportare il metadato nel catalogo. Quindi il Publicis diciamo, scrive l'XML che permette quindi di visualizzare questa scheda dei metadati nel catalogo. Ora interrompo la condivisione dello schermo e ritorno nella presentazione. Ok, grazie. L'ultima parte del mio intervento, nell'ultima parte del mio intervento, quindi vi racconterò diciamo, le attività messe in campo, quindi da Regione Basilicata, per adeguare il proprio catalogo alle nuove specifiche nazionali ed europee RNDT Inspire 2.0. E qui nella parte destra della slide notate la notizia pubblicata dall'RNDT, con la quale si comunicava il 17 settembre che la Regione Basilicata aveva concluso questo adeguamento. Quindi, diciamo, farò una carrellata dei principali adeguamenti che abbiamo messo in campo. Per quanto riguarda il nome dell'ente responsabile, è importante che nei metadati sia definito diciamo, il responsabile del dato indicato con il ruolo proprietario ed è importante che si utilizzi, ora diciamo nel mio intervento ripeterò alcuni aspetti tecnici già raccontati da Antonio, è importante che il nome dell'ente responsabile rispetti alla lettera la denominazione ufficiale dell'ente, così come definito nell'indice dei domicili digitali dell'APA. Diciamo, questo indice ci fornisce anche il codice IPA, che è il codice che poi, come vedremo fra due slide, utilizziamo anche nell'identificatore univoco della scheda. Se per Regione Basilicata è semplice perché è Regione Basilicata, nel caso dei metadati di Acquedotto Lucano abbiamo dovuto verificare perché effettivamente istintivamente avremmo scritto Acquedotto Lucano, invece nell'IPA Acquedotto Lucano è scritto Acquedotto Lucano SPA ed ha un suo codice IPA AL di Acquedotto Lucano SPA Potenza. Quindi, dato che diciamo, come vi racconterò a breve, abbiamo il catalogo dati della Regione Basilicata, ospita anche i dati di Acquedotto Lucano del Consorzio di Bonifica, quindi per loro, diciamo, questi dati non se li attesta la Regione Basilicata, come ovviamente Antonio ha detto che non è possibile fare,
ma sono sì ospitati sul catalogo dati regionale, ma sono attestati all'ente che è il proprietario del dato. Quindi, come già vi ho mostrato, quindi il codice IPA va poi inserito nell'identificatore univoco della scheda e quando lo andiamo a inserire nell'XML del metadato, rispettiamo la raccomandazione dell'NDT che dice che si raccomanda di rendere risolvibile l'identificatore univoco in un documento che fornisca informazioni sulla risorsa descritta. Quindi, diciamo, rendiamo risolvibile questo identificatore inserendolo nell'URL geodati.gov.it, così come mostrato nella presentazione. Quando andiamo a linkare, diciamo, vedete qui nella slide, la parte di sopra è una print screen del Publicis, quindi la sezione dove noi andiamo a inserire le informazioni. E poi il riscontro che abbiamo sull'XML poi prodotto. Quando quindi andiamo a inserire il data, come risorsa online, file per download, VMS per VFS per un dataset, per quanto riguarda il file per il download, inseriamo un URL, uno zip contenente lo shape. Per quanto riguarda VMS e VFS, inseriamo un URL valido al documento di Gap Capabilities. L'aspetto importante è quello chiaramente di inserire anche l'indicazione della request, Get Capabilities, la definizione del servizio uguale VMS end version, che per il VMS è 1.3.0. Per il VFS, già detto, stessa storia, va identificato diciamo nell'URL al documento delle Get Capabilities la request, il service, quindi in questo caso VFS, e la version 2.0.0. Nelle linee guida si raccomanda di implementare servizi, quindi diciamo ora non siamo a livello di dataset, ma di servizi che rendono disponibile un numero illimitato di dataset, organizzati ad esempio per specifici temi. Questa raccomandazione noi la seguiamo organizzando i dataset di specifici temi all'interno di workspace in GeoServer. Ad esempio, nel caso del piano paesaggistico regionale, abbiamo creato un workspace ad hoc, PPR, e infatti nell'URL di Get Capabilities notate la definizione del workspace PPR. Antonio ha raccontato, cioè ha descritto molto chiaramente quindi come deve essere assicurato il collegamento tra dataset e servizi di rete. Noi questo collegamento lo assicuriamo, diciamo, operando in un determinato operando in un determinato modo in Publicis, e quindi, diciamo, abbiamo come risultato una serie di settaggi all'interno dell'XML dei metadati, e operando con diciamo, delle definizioni che vi mostrerò a breve in GeoServer. In Publicis, quando pubblichiamo la scheda dei metadati di un servizio, sia esso VMS che VFS, andiamo a inserire tutte le risorse accoppiate, quindi tutti i dataset che sono agganciati a quel servizio. Quando andiamo a inserire il link, inseriamo il link al catalogo contenente il link, la request, la richiesta get record by D, che contiene l'identificatore univoco dell'AIR. Quindi, sia che si tratti del servizio VMS che del servizio VFS, inseriamo le risorse accoppiate. Quello che settiamo, queste risorse accoppiate che inseriamo nel Publicis, poi le ritroviamo nell'XML del metadato. Notate, diciamo, il tag operates on che contiene l'URL con la get record by D. A livello di GeoServer, per assicurare questo collegamento tra dataset e servizi, cosa facciamo? Nella schermata di gestione dell'AIR inseriamo il link al metadato, quindi definendo type, format, l'URL come formato è sempre lo stesso, quindi un URL al catalogo contenente la get record by D. A livello di workspace, per quanto riguarda le impostazioni VFS, abilitiamo l'extended capabilities, inseriamo l'URL al metadato del servizio
E dopodiché andiamo a inserire per ogni risorsa agganciata a quel servizio l'URL al metadato. Quindi in queste, diciamo, in queste slide l'URL è sempre lo stesso, al catalogo con la get record by ID. Per quanto riguarda il VMS è un po' più semplice perché è necessario abilitare le extended capabilities ed inserire l'URL al metadato del servizio. Operando in questo modo, diciamo, noi abbiamo assicurato correttamente il collegamento tra dataset e servizi di rete. Quindi, diciamo, questi settaggi inseriti nel GeoServer, poi ce li ritroviamo nelle get capabilities dei servizi. Quindi, ad esempio, nella get capabilities del servizio VFS sono riportati tutte le risorse, tutti i dataset agganciati al servizio. Come già vi ho accennato, la Regione Basilicata pubblica dati per i quali è titolari sul catalogo e a seguito di accordi con il Consorzio di Bonifica e con l'Acquedotto Lucano, diciamo, ospita sul proprio catalogo anche i dati di questi due soggetti. Chiaramente nella scheda dei metadati il titolare non è Regione Basilicata, ma è Acquedotto Lucano, Consorzio di Bonifica. Ultime due slide. Per raccontarvi come gestiamo la parte delle parole chiave, allora a livello di dataset inseriamo almeno una parola presa dal GEMET, la parola chiave che indica l'ambito di applicazione territoriale, presa dallo spatial scope, quindi nel nostro caso regionale, dopodiché andiamo a inserire tutta una serie di parole chiave che descrivono meglio il dataset, quindi questo nel caso dei tratturi. Abbiamo vincoli, paesaggio, piano paesaggistico, beni culturali e così via. Quando un dataset è in open data, noi inseriamo anche la parola open data. Invece, nel caso dei servizi, quindi della scheda dei metadati servizi, andiamo anche ad inserire la parola chiave che fornisce la classificazione del servizio. Quindi nel caso dei metadati, la parola chiave info feature access service. Grazie. A questo punto vi chiederei ai relatori di aprire la webcam e di visualizzare le domande che abbiamo raccolto durante i diversi interventi e organizzarsi in autonomia per le risposte. Gabriele Sì, Antonio. inizio io, Ilaria Baldanzi, cosa si intende per dati di tipo dinamico? Intende semplicemente la definizione prevista dall'ultima direttiva del 2019, quella in corso di recepimento, che dice che i dati dinamici sono i dati soggetti a aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza. In generale, dati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici. Diciamo, non possiamo che rifarci a questa definizione. Tra l'altro, questo lo anticipo, è una cosa che mi fa venire in mente, che uno degli aggiornamenti che vorrò fare prossimamente sul portale dati Covid, mettere un po' di informazioni, non solo fare un rinvio alle norme, che molto spesso magari la gente non va a guardare, diciamo, gli articoli. Io sono il primo, lo faccio perché magari fa parte del mio lavoro, altrimenti non lo farei. E quindi è bene magari dare qualche indicazione un po' più puntuale su alcuni aspetti, insomma, su alcune cose importanti. Lo faremo prossimamente a breve sul portale dati Covid. Ilaria Tabarrani che saluto. La questione della conformità alle caratteristiche di qualità ISO 25012. Noi nel definire la baseline prevista dal piano triennale, abbiamo individuato quattro caratteristiche di qualità che poi, tra l'altro, erano state anche oggetto di una vecchia determinazione di AGID qualche anno fa. E in particolare, parlavamo dell'accuratezza dei dati, della completezza dei dati, della coerenza e dell'attualità. Quindi sono quattro categorie tra le 15 previste nello standard 25012 su cui abbiamo puntato maggiore attenzione. O naturalmente, diciamo, non è che, non sarà agile ad andare di volta in volta sulle singole banche dati ad entrare per verificarne diciamo, la compiutezza di questi elementi di qualità, ma l'amministrazione stessa potrà utilizzare gli strumenti previsti dalla
dallo standard 25024, standard ISO 25024, che fornisce una serie di misure per ogni caratteristica di qualità, fornisce una serie di modalità per misurarne l'effettiva rispondenza ai termini di qualità. Quindi l'amministrazione potrà, diciamo, lavorare in questo senso per trovare il giusto equilibrio a queste caratteristiche di qualità in termini rispetto a quanto previsto appunto dallo standard 25024. Su questo aspetto, diciamo, molto importante, noi nel piano triennale è previsto, insomma, appunto questa azione specifica, quindi l'amministrazione che ci comunica, che ci dà indicazioni sull'aver avviato azioni volte a migliorare questi elementi di qualità è un aspetto, secondo me, molto particolarmente importante che può, diciamo, contribuire ad alimentare questa azione prevista nel piano triennale. Poi, qua faccio rispondere ad Antonio che ne sa molto più di me per quanto riguarda la REST API e Sì, per diciamo, le altre. Grazie. un webinar, allora Francesco Sisani chiede se è previsto un webinar per illustrare come utilizzare il servizio REST API. Noi appena abbiamo rilasciato questo servizio insieme anche alle altre funzionalità con l'ultima versione del repertorio, abbiamo fatto altri eventi per presentare queste nuove funzionalità. Però certamente è un suggerimento, una proposta che raccogliamo e che insieme a Gabriele valutiamo quando inserirlo nel programma. Eventualmente potrebbe anche essere inserito, ma dobbiamo, come diceva Sabrina all'inizio, dobbiamo definire la scaletta di quello di settembre, siccome lì presenteremo, sarà dedicato alla Potrebbe presentazione delle essere. nuove funzionalità, perché nel frattempo comunque stiamo aggiungendo altre funzionalità al repertorio, può essere quella l'occasione per soffermarci su queste diverse funzionalità e quindi dare tutti i dettagli dell'utilizzo di questi servizi. Può essere anche, eventualmente potremmo anche programmarne qualcun altro in più dedicato, e questo lo valutiamo sia con Formex che con Agit, insomma. Però è sicuramente una proposta, un suggerimento che raccogliamo sicuramente. Poi, se volete, rispondo alla successiva. Giuseppe Chielli chiede, per Inspire la priorità di un dato ne determina anche l'obbligatorietà? No, l'obbligatorietà è definita, diciamo, non tanto dalla priorità, nell'accezione che vi ho illustrato nella presentazione, ma dal fatto che il dato sia corrispondente sia a uno dei temi Inspire definiti nei tre allegati. Quindi se il dato rientra nelle categorie tematiche definite dalla direttiva Inspire, dalle 34 categorie tematiche, quello ne determina l'obbligatorietà ai fini Inspire. La priorità del dataset è stata definita, di quei dataset è stata definita perché, siccome è un processo lungo che comunque implica anche un certo impegno da parte delle amministrazioni, allora la Commissione, quindi il team Inspire, hanno voluto definire quei dataset, cioè se si deve fare una scelta di documentazione di un dataset, di produzione di un dataset, quello definisce la priorità nella produzione e nella documentazione del dataset, ma non è, ne determina l'obbligatorietà, perché quella attiene a tutte le tipologie di dati. Esatto, E a e proprio monte. nella direttiva invece la priorità è solo una questione di implementazione del dato e di documentazione del dato stesso. Poi, E può derivare eventualmente anche da altre normative la priorità, esatto. quindi insomma è un elemento successivo all'obbligatorietà definita per tutte le tipologie di dati, per tutti i dati previsti Sì, dalla poi direttiva quel stessa. tipo di priorità per quei dataset che rientrano nelle procedure di reportistica ambientale legate alle direttive europee è stata data proprio perché Inspire nasce comunque come una direttiva ambientale, per cui i dati prioritari sono quelli ambientali, anche se poi, come sapete, dalle categorie tematiche definite nell'allegato 3, riguarda tutti i dati territoriali che poi sono a supporto di queste politiche ambientali.
Poi c'è una sulla titolarità, cioè se il dato è derivato, chi lo deve documentare, se il dato è il derivato, ma poi su questo magari Gabriele aggiungerà qualcosa, il dato derivato diventa un nuovo dato, per cui la titolarità diventa da chi produce quel dato derivato. Esatto. Per cui in quel caso la documentazione sta a chi produce il dato derivato, però i metadati consentono di indicare, c'è uno specifico metadato che si chiama genealogia in italiano, lineage in inglese, che consente di indicare le fonti da cui quel dato è stato derivato e tutto il processo di derivazione, per cui l'utente che va a leggere i metadati sa che quel dato è nato sulla base di quelle fonti che sono state utilizzate, anche eventualmente di Esatto. proprietà di altri enti, per cui io riconosco, diciamo, attribuisco, diciamo, la titolarità dei dati che ho utilizzato come fonte, però il dato derivato poi lo documento io perché sono io che ho la possibilità eventualmente poi di distribuirlo e di dare ovviamente quel dato derivato. Non so se Gabriele voleva aggiungere qualcosa su questo. Sì, no, vorrei insomma, far rispondere a questa domanda alla Regione Basilicata e poi giusto 20 secondi per la conclusione. Sì, benissimo. Per quanto riguarda la domanda di Antonio Soriano, in effetti noi quando 10 anni fa abbiamo fatto questa convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ci prendemmo l'impegno di rasterizzare tutte le mappe d'impianto sia per la provincia di Potenza sia per la provincia di Matera. Quindi noi abbiamo fatto questo lavoro di rasterizzazione, abbiamo quindi consentito all'Agenzia delle Entrate di evitare proprio l'afflusso e quindi anche di rovinare queste carte che hanno un valore storico e come contropartita, chiaramente essendo stato fatto da noi il lavoro, abbiamo avuto la possibilità di esporre direttamente questi raster in un progetto sempre sul nostro geoportale a disposizione di tutti i professionisti. E siccome per quel lavoro, proprio per iniziare a generare cultura anche presso i professionisti, ci siamo avvalsi dell'ordine dei geometri che ci hanno aiutato materialmente nella rasterizzazione, anche perché avevamo pochissimi soldi a disposizione, noi diamo in modo gratuito questi fogli, li facciamo scaricare in modo gratuito perché c'è stata una coralità appunto per arrivare, diciamo, a questo risultato. Ripasso la Bene, parola. io scusa Gabriele, c'era Agostino Cirasa che aggiungeva un appello ad Agid di rendere più semplice la compilazione dei metadati da parte degli utenti, in analogia all'interfaccia vista con Regione Basilicata. Non so se Agostino si riferisce forse all'editor. Se si riferisce all'editor, sicuramente. Noi stiamo, come vi dicevo, stiamo lavorando a queste nuove funzioni evolutive. Ci sarà, perché è stato richiesto da più parti, anche siccome l'editor attualmente è riservato solo alle pubbliche amministrazioni, nel prossimo rilascio ci sarà anche un editor aperto, per cui tutti coloro che sono interessati possono utilizzarle. Ok, mi riferisco alla suite di RNT GitHub, sicuramente sì, e poi praticamente partiremo con la successiva fase di aggiornamento del repertorio, che quindi dovrà servire anche ad andare nella direzione dell'appello di Agostino Cirasa, che è quella di semplificare più possibile, diciamo. Oh, io volevo innanzitutto ringraziare la Regione Basilicata per la partecipazione e poi insomma, i complimenti insomma, per quanto da loro effettuato, insomma, diciamo, messo in campo per essere allineati, insomma, che è una cosa, un messaggio molto importante secondo me che va diciamo, evidenziato perché diciamo, deve consentire, deve stimolare anche diciamo, le altre entità, le altre amministrazioni a fare altrettanto. Poi volevo evidenziare il fatto che chiaramente queste sono tematiche molto dettagliate, molto specifiche, quindi sono argomenti specifici per cui al di là del programma previsto in questo ciclo di webinar, le amministrazioni, tutti i colleghi possono chiaramente
Fate contattarci naturalmente attraverso i soliti canali, email, eccetera, eccetera, ma diciamo, possiamo anche diciamo, favorire poi eventuali, come dire, sessioni di dettaglio per diciamo, fare in modo di rendere quanto più chiaro possibile queste attività e quindi i nostri compiti in funzione anche di ciò che l'Europa ci chiede per migliorare i nostri risultati complessivi. Quindi, insomma, invito tutti i colleghi di tutte le amministrazioni a eventualmente a chiederci, quindi saremmo senz'altro disponibili. Abbiamo già fatto in passato alcuni seminari specifici, però se necessario potremo sicuramente ampliare questo ciclo di webinar con delle azioni specifiche per chiarire quanto più possibile queste attività. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno partecipato, naturalmente gli amici e i colleghi di Formez per questa attività che abbiamo condotto insieme e saluto tutti per darvi appuntamento Sì. al 30 giugno, se non vado errato, per il Esatto, il prossimo 30 giugno è il webinar. prossimo webinar, speriamo di rincontrarci. Vi segnalo che le presentazioni di questo webinar sono già online nella scheda su Eventipia, dove trovate anche le schede per l'iscrizione ai prossimi webinar, mentre la registrazione al webinar sarà pubblicata probabilmente domani. Vi ringrazio ancora a tutti e auguro buona giornata.